Czesława Kwoka nacque il 5 agosto 1928. Anche 15 anni aveva quando trovò la morte nell'inferno di Auschwitz. Czesława Kwoka era una bambina polacca che morì ad Auschwitz all'età di quasi 15 anni. Aveva solo 14 anni, finì nelle grinfie del dottor Mengele, conosciuto come il dottor Morte. Picchiata a sangue, terrorizzata, morì con un'iniezione di fenolo al cuore. Una vita breve, dunque, per colpa della mano assassina nazista, che sarebbe finita nel dimenticatoio se il fotografo Wilhelm Brasse, il fotografo di Auschwitz, non l'avesse immortalata, consegnandola alla storia. A Brasse, prigioniero 3444, venne ordinato di fotografare le vittime degli esperimenti nel campo da Joseph Mengele, il medico criminale nazista, noto per essere il dottor Morte, fra queste anche Czesława Kwoka, che alla fine del 1942 arrivò ad Auschwitz assieme alla madre da Zamość. Nell'immagine scattata da Brasse, la bambina è ritratta in tre posizioni, profilo, di fronte e in posizione obliqua, in cui è ben visibile un taglio causato da una capo nazista che la picchiò perché la bambina non capiva il tedesco. Czesława Kwoka rimase ad Auschwitz per 3 mesi prima di morire, un mese dopo la madre, Katarina Kwoka. I loro nomi figurano nella lista di prigionieri donne ritenuti far parte della resistenza del campo. In un documentario a lui dedicato nel 2005, Brasse raccontò cosa avvenne prima di fotografare la bambina. Era così giovane e così terrorizzata. La ragazza non capiva perché si trovasse lì e non riusciva a capire quello che le era stato detto. Quindi una donna capo, chiamata anche Blokova, prese un bastone e la picchiò sul volto. Questa donna tedesca stava sfogando tutta la propria rabbia sulla ragazza. La ragazza, così innocente, la ragazza pianse, ma non poteva far nulla. Prima che le scattassi la fotografia, la piccola si asciugò le lacrime e il sangue dal taglio sul labbro. A dire la verità, mi sono sentito come se fossi stato colpito io stesso, ma non ho potuto interferire. Sarebbe stata un'interferenza fatale. Non potevi far nulla, non potevi dir nulla. E questa era la breve storia di questa giovane ragazza che ha trovato la morte nel campo di Auschwitz. E oggi, 27 gennaio, che è la giornata dedicata alla memoria, io ho scelto lei come rappresentante di tutte le vittime morte nei campi di concentramento.